E te ne vuoi andare? Lasciate stare, che scotta. Giuseppe, ci tiri un po' quel ferro? Ma perché ti fai fare di queste cose? Sì, non è niente, dici sempre che non è niente tu. Per te qualsiasi cosa è un gioco. La scuola è un gioco, la vita è un gioco. Giuseppe, hai 20 anni, sei grande e grosso e devi prendere la vita sul serio. In nome del cielo, ma che cosa ne sarà di te? Senti, Giuseppe, io non ce la faccio più con te, sai? Bisogna che ne parli con tuo padre. Oh, no. Lo so, sta lavorando. E va bene, andremo a trovarlo dove lavora. Alla pioggia mi fiacco e io, anima trista, non son sola che tutte. Felice? Non ho finito. E io, anima trista, non son sola che tutte queste a simil pena stanno per simil colpa. E più non fe parola. Dante. Dante ha parlato. Cosa volete voi, sorella? Beh, si tratta di Giuseppe. Cosa ha fatto? Deve lasciare la scuola. Senza il diploma? Impossibile. Se non gli date il diploma, vado dal vescovo. Sentite, le minacce sono inutili. Vi ho già dato ascolto l'altro anno e anche l'anno prima. Adesso però la decisione è presa. Giuseppe se ne va. Figlio, or vedi l'anime di color cui vinse l'ira. No, Felice, niente Dante. Nemmeno se venisse qui lui di persona potrebbe farmi cambiare parere. Questo ragazzo, quest'uomo, è troppo grande ormai. La sua presenza in classe è fonte di disordine. È una situazione troppo ridicola e non la sopporterò neanche un giorno di più. Giuseppe. Giuseppe, hai sentito? Non avrai il diploma. E la tua povera mamma ne morrà. Io mi ricordo quel giorno che ti ho preso per la mano per portarti a scuola. È arrivato non più di così, ricordi? Le speranze, i sogni di un padre. Quell'anno dopo, ti ricordi, Giuseppe? Le ulcere. Fosti sull'orlo della morte. Sorella, voi avete dedicato tutta la vita ai bambini. Quanti ne avete visti con le ulcere a 7 anni? Pieno di ulcere. Volontà di Dio. E poi le ulcere sparirono. E così Giuseppe a 10 anni ritornò a scuola. E che accade? Di nuovo il misterioso volere di Dio. Diglielo tu, di Nino. Nino, il nostro asino. Non ci vede molto bene. È cieco da un occhio. E un giorno cade su Giuseppe. E gli rompe 10 costole. Felice. Prego. Prego, lasciatemi almeno finire. Il tempo passa, le ossa si saldano. Giuseppe torna a scuola e non salta mai un giorno, non viene mai bocciato. E allora, il volere di Dio un'altra volta. La malaria. Non lo sapevo questo. Ebbene,
Brividi, brividi, febbre, 3 anni di fila. Sapete voi che cosa vuol dire vedere vostro figlio consunto dal male e scivolare nella tomba giorno per giorno? E quanto soffrì la sua povera madre. Ma che potevamo fare? Solo pregare. La fede. Fu questo che lo salvò. La fede in nostro Signore. Sempre sia lodato il Signore. Ed è forse il Signore che vuole farlo cacciare da scuola dopo quanto ha sofferto? Ma figuriamoci. Può darsi che il Signore abbia altri progetti per Giuseppe. C'è dell'altro, oltre la scuola. Questo lo dite voi. Perché ve lo volete levare dai piedi. Il Signore ve lo rimanda a scuola e voi continuate a cacciarlo via. Felice, che cosa dovrei fare io? Io vi chiedo soltanto di guardare in fondo al vostro cuore e di ascoltare la dolcissima, la pietosa voce del nostro Salvatore. E va bene. Venite alla scuola. Cerchiamo di arrivare ad un accordo che sia accettabile per tutti e due. Grazie. Tonino. Eccomi. Quanto ti devo io? 6 soldi. Tieni, così t'ho pagato. Giuseppe, stavolta è fatta. Stavolta tu hai il tuo diploma in tasca. Ah, il cappello. I libri. Ehi. Là. Mandami un fulmine. 2 uomini in casa e devo fare tutto da me. Colpa mia. Dovevo aggiustare la porta. Ma avevo tante cose da fare. Vieni, daglielo tu. Sarà contenta. Io devo andare per un lavoro. Mungi la capra e dopo scarica Nino e dopo pulisci quel porcile di casa. Che cos'è? Il diploma. Che diploma? Diplomato in aprile. Tu, l'asino della classe. Di chi è stata l'idea? Ah, ho capito. E dove è andato? Ce l'ho io un bel diploma per lui. Adesso te lo diplomo io, fino al tetto. Giuseppe, tu credi che t'abbia tenuto a scuola tutti questi anni per questo stupido pezzo di carta? Tu credi che non mi piangessi il cuore a vederti grande e grosso in mezzo ai bambini? Ma almeno sapevo dov'eri. E sapevo che finché stavi lì, le monache ti avrebbero tenuto d'occhio. E adesso, che cosa ne farò di te? Che cosa farai tutto il giorno? Posso lavorare, fare il falegname, come papà. Quale falegname? Saranno 3 mesi che non pianta un chiodo. Se tu potessi diventare falegname, oppure calzolaio, o maniscalco, io sarei la madre più felice di questo mondo. Ma non potrai mai, Giuseppe. Non potrei mai, lo capisci? Stanno così le cose. Andrai come Nino, inciampando e sbattendo fino alla fine dei tuoi giorni. Aspettati il peggio, così almeno non ci resterai male. Avanti, su, scarica Nino. 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 Guarda. Il diploma. È finita la scuola. Si va a lavorare.
La 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 la. E nada mezzo mare, Michele ma, Michele ma. Ehi, Giuseppe, con la paga che ti danno sei così allegro. Eh? Con la paga che ti danno sei ancora allegro? Guarda. Tu hai preso troppo sole sulla testa. Fermatelo, che ammazza! L'ho preso un uomo! Il cavallo, adesso si ammazza! Fermate il cavallo! Fermatelo! Fermatelo! Fermate il cavallo! Ah, è vivo, meno male. Credevo di trovarlo a pezzi. Il barone. Idiota, disgraziato, imbecille. Guarda cosa hai fatto. La mia vigna. Ma io ti ammazzo. Giuseppe, è la fine. È il magistrato che ci prende la casa per pagare i miei debiti. Ma forse è il barone. Il barone? Qui, nella nostra casa, ma sei pazzo? Io gli ho rovinato la vigna. Giuseppe! Giuseppe! Dove sei, figliuolo? Io mi sono ricordato adesso una cosa. Ho un lavoro urgente da fare. Giuseppe, stavamo aspettando te. Ma cosa hai fatto? Oh, proprio adesso ti dovevi combinare così. Ma che c'è, il barone qui? Ma quale barone? Non l'ha mai avuta una carrozza così bella. Ah, vieni in casa. Non mi riconosci, non è vero? E come potresti? L'ultima volta che t'ho visto ti tenevo in braccio per battezzarti, pensa. E lo zio Giovanni, il padre guardiano Giovanni, è stato nominato niente di meno che padre guardiano del convento di Martina. Padre Raspi, questo è mio nipote Giuseppe. E sei fatto un po' male al servizio del Signore. Sedetevi, sedetevi. Il vino, versalo. E taglia del formaggio. Taglia dell'altro formaggio, t'ho detto. Muoviti. Mangiate, prendete. Questa è casa vostra. Oh.
Basta così, grazie. Oh, vi prego, padre Raspi. È un po' impressionato. Si capisce, no? Mai noi abbiamo avuto persone tanto importanti sotto il nostro umile tetto. Pensa un po', mio fratello principe della Chiesa. Oh, grazie, signore, per aver ascoltato le preghiere di questa povera donna. Francesca, per favore, sono solo padre guardiano d'un convento. E veniamo adesso da Roma, dove ogni volta che si esce si incontrano tre vescovi. Non essere troppo modesto. Tu sei tale quale Giuseppe. Intelligente, lavoratore e studioso. Chiedi la sua annunziata e te lo dirà lei. Mio figlio era il più bravo di tutta la scuola, tanto che gli hanno dato il diploma 3 mesi prima degli altri. Lo vuoi vedere il diploma? No, no, Francesca, ti credo senz'altro. Io non sono affatto sicuro che questo giovanotto sia adatto alla vita monastica. Ma come fate a dir questo? Parlategli, provatelo almeno. Forse ha ragione mia sorella. La cosa è importante, non bisogna avere troppa fretta. Giuseppe? Giuseppe? Giuseppe, vieni qui! Giuseppe, vieni qui. Siediti, figliolo, siediti. Hai mai pensato a diventare un religioso? Un prete. Veramente io volevo farne un'altra cosa, Francesca. Per essere esatti, un converso. A noi fa sempre comodo un falegname, un muratore, un giardiniere, un manovale. C'è posto per tutti al servizio di Nostro Signore. E ci sarà certo posto anche per te, a Martina. D'accordo? Lasciate che sia il ragazzo a decidere. Idiota! Idiota! Ma cosa vuoi fare? Starmi sempre attaccata alla gonna e mangiare a UFO senza mai portare un centesimo a casa? Insomma, è questo che vuoi? Farti cacciare da un posto dopo l'altro come quel salame di tuo padre? Grazie che ti chiamano bocca aperta perché sei un idiota senza cervello. Questi uomini santi del Signore ti hanno offerto una fortuna che non ti capiterà mai più e tu non la vuoi. Perché? Perché in nome di Dio? Mamma, lo sai che io non le so fare quelle cose. Io non sono falegname, non sono muratore, io... Ma almeno, almeno, provaci, provaci. Ci ho provato 100 volte e non ci riesco, lo so io. Io credo che Giuseppe conosca i suoi limiti meglio di noi. La vita in convento è dura, ma... molto dura. La disciplina è severa. Ma padre, questo... L'hai vista da te, Francesca. Era Giuseppe che doveva decidere e ha deciso. Cos'hai, mamma? Questo cuore. Non volevo dirtelo per non spaventarti, ma la mia ora non è lontana, figliuolo. Oh, Giuseppe. Giuseppe, che ne sarà di te quando io sarò morta? Chi è che avrà cura di te? Oh, mamma, non pensarci, io troverò qualcosa. Devi promettere, Giuseppe. Tutto quello che vuoi, mamma. Promettimi che andrai in convento con tuo zio a vivere servendo Nostro Signore. Solo così mi farai morire contenta, perché saprò che il Signore ti proteggerà e ti terrà lontano da tutte le cose cattive di questo mondo. Promettimi, Giuseppe, Giuseppe, prometti. Sì, sì, prometti. Te lo prometto, mamma, tutto quello che vuoi. Ma Francesca... Forse sarà prudente che tu ti riposi un po'. Chi? Io? Dobbiamo mangiare, bere e stare allegri. Questo è il giorno più bello della mia vita. Avanti, avanti, prendi il latte.
Vostra sorella è una donna straordinaria, padre. Se fosse un uomo, sarebbe vescovo. Sarebbe cardinale. E beati i poveri di spirito. Te lo sei dimenticato che devi andare per la questua? C'è padre Raspi che ti aspetta. Ah! Oh. E dov'è? È al cancello. Io ammiro le tre virtù teologali come ammiro le altre virtù, fratello Giuseppe. Ma ammiro soprattutto la puntualità. Allora, fratelli, il momento è venuto. Voi oggi vi accostate ad un'esperienza spirituale del tutto nuova, perché andrete in paese a chiedere l'elemosina. Vedo che avete ancora molti dubbi. Per chi viene da una famiglia ricca, come alcuni di voi, è molto naturale. È lecito chiedere l'elemosina? Mm? È morale, è salutare per l'anima? Ebbene, il nostro fondatore San Francesco ci ha dato la risposta. Sì, e ci ha detto che è veramente lecito, è morale, è salutare, chiedere l'elemosina per il convento, perché questo è un atto di umiltà. Ed è il miglior antidoto contro il veleno dell'orgoglio. Il veleno dell'orgoglio. Andate pure, fratelli, e Dio sia con voi. Ah, un'altra cosa. Noi abbiamo un magnifico orto. Niente verdure, vi prego. Ringrazio. Elemosine per il convento. Elemosine per il convento! Elemosine per il convento! Guardate quanta roba. Oh! Lasciate stare! Ehi! Lasciate quella roba! È del convento! Ehi! Ma che fate? Fermi! Fermi!
Basta, ne ha avuta abbastanza. Andiamo. Di, sono bello? Pari un principe. Molto bene, fratelli. Molto bene. È confortante vedere che c'è ancora la carità. Davvero, padre, è stata un'esperienza preziosa. Adesso sappiamo veramente cos'è l'umiltà. Ringraziatene, signore. Portatela alle cucine, questa roba. Ma chi è? Chi sei? Che stai... È la tonaca? I sandali? È l'asino? Che è successo? Ah, pietà, signore. Io vi dico, padre, che quest'uomo ci sta demoralizzando l'intero convento. Bisogna rimandarlo dov'era. Padre, vi prego, abbiate un po' di pazienza. Che avrebbe dovuto fare? In certi vicoli di Lecce, nemmeno il demonio se la caverebbe. Ringraziamo il Dio che è tornato vivo. Noi abbiamo fatto la questua per le strade di Lecce per più di 3 secoli e la popolazione ci ha sempre bene accolto e rispettato anche. E Giuseppe perché no? Perché lui si cerca dei guai. No. E quale altra ragione può esserci? Dove sta? Cosa? Il somaro, l'hai venduto, confessalo. Non l'ho venduto. Bugiardo, l'hai venduto a Lecce. E che cosa ne hai fatto dei soldi, eh? Non lo so, è così come ti ho detto. Non lo so dove è finito il somaro. Ci sei stato a confessarti? Sì. Stamattina. E da chi sei andato? Non da padre Raspi? No. Grazie. Hai avuto paura? Oh! Ma lo sai che sei proprio uno stupido? E questo lo dicono tutti, tutti i fratelli. Io ho la gobba qui, ma tu ce l'hai nel cervello. Ma perché devi stare qui tu? Tu vai dappertutto, in cucina, in giardino, in chiesa, in cantina, in questo bellissimo chiostro. Ed io nella stalla a spalare le tame, dalla mattina alla sera. Ma a me piacerebbe molto più di qui lavorare nella stalla. Ah, è proprio vero che sei un deficiente. E se non ci fosse di mezzo tuo zio, io sarei qui a fare il tuo lavoro. E tu saresti nella stalla, coi somari, coi pari tuoi. Guarda, un nido di rondini. E allora levalo di mezzo. Quella Madonna ha più di 2 secoli. Guarda. Stupido, buttali giù. No, sono troppo piccoli, non sanno volare. E poi alla Madonna non dispiace mica.
Giuseppe! Vieni su, subito! Avanti. Per voi, padre guardiano. Grazie, fratello. Vieni, Giuseppe. È arrivata ora questa lettera. Ed è di tua madre. Devi andare da lei. Ieri notte è morto tuo padre. Con tutti i difetti che aveva, era un bravo uomo. La vuoi sapere una cosa? Voleva più bene a te di quanto ne volessi a me. La mia vita adesso sarà più semplice, tutto sommato. Voler bene a tuo padre era molto facile, ma viverci insieme, no. E a lungo andare ci si accorge che vivere a volte è più importante che amare. Quando era vivo, certe notti non potevo dormire perché non sapevo dov'era. Adesso lo so. E anche tu sa dove sei. Ti trovi bene, Martina? Sì. Ah, se sapessi come sei bella con quella tonaca marrone. Ti guardavano tutti al funerale. Gliel'abbiamo fatta vedere oggi, eh? Ah, sì. A tutto il paese. Per anni non hanno fatto per ripetermi che tu eri un buon a niente come tuo padre. Oggi però hanno visto.
Peccato che non sia venuto anche lo zio Giovanni. Un padre guardiano. Ho una lettera per te. Dello zio Giovanni. No, non è possibile. Non possono. Non possono farmelo questo. Ma... Non ti ci vogliono più. Non ti vogliono più là in convento perché sei un idiota. Non hai fatto altro che guai da quando ci sei, come non hai fatto che guai dal giorno che sei nato. Che hai combinato stavolta? Dimmelo. Avanti. Ho rotto una statua. E perché hai rotto una piccola statua, ti mandano via come un cane? No, non era piccola, era grande, era più grande di te. E poi aveva 200 anni. 200? Figuriamoci che rottame. E per così poco rovinano un essere umano? Ah, ma la vedremo questa. Ha un bel fratello davvero. Andiamo! Avanti! Smettila! Dite al padre guardiano che c'è sua sorella qui. Ma non possono entrare le donne. No. Mamma, stava cantando il vespero. È un sacrilegio questo. Cammina! L'ho trovato, Siamo di fronte al Santissimo Sacramento. Andiamo fuori a parlare. No, qui, Giuseppe. Chi conosce il cuore di una madre meglio del Signore? Giuseppe, vieni qui. Mio figlio, tuo nipote, carne della tua carne. E tu cosa ne vuoi fare? Certo. Ha commesso un delitto, forse? Ha rubato, ammazzato, bestemmiato? Perché lo vuoi cacciare via? Francesca, ti prego. Ma tu chi ti credi di essere? Il Papa? Tu, proprio tu poi. Mio figlio ha rotto una statua. E tu, non hai mai rotto niente? Te la ricordi l'osteria dello sciancato quando hai compiuto 18 anni? Tu hai rotto tutti i bicchieri, tutte le bottiglie, tutti i mobili che c'erano. Devo continuare, padre guardiano? Te la ricordi, Rosa Esposito, e poi Amelia, la figlia della lavandaia? E che ne facciamo di Giuseppe, rimane? Andiamo a parlarne nel mio studio. Ah. Sta qui e canta con i tuoi fratelli. Erano un po' diverse quando c'ero io qui, eh? Sei bellissimo. Ah, dici sul serio? Sembri un padre guardiano. Ah, sì? E come mi sta dietro? Ah, non si vede quasi. Come te la passi in cucina? Lo vedi da te. Niente più calli,
niente unghie sporche e mangio quanto voglio. Sono contento per te. Confessa, ti dispiace che abbia preso il tuo posto? No, no, non è vero. Io ci sto bene qui, questa è casa mia, ci sto bene. Stai bene in un porgile? Comunque ci starai poco. Tu lo sai chi arriva domani? No. Il vicario generale della diocesi, che è un francescano, e ogni anno viene a fare un'ispezione al convento. Ma sono serio? E lo sai cosa significa questo? Che se la stalla non sarà pulita, sei liquidato. E questa volta non ci sarà mamma che tenga. È tanto il lavoro. Oh. Bisognerà che stia alzato stanotte. Non c'è più niente da fare. È tardi ormai. Troppo tardi. È talmente sporca questa stalla che nemmeno in un mese riusciresti a pulirla. Per favore, Gobbo, lasciami lavorare. Non voglio che mi caccino via un'altra volta. Io devo lavorare. E che ci fa questa per terra? C'è un posto per le bardature. Devono stare appese al muro, no? Gobbo, vattene via. Fuori. Vattene via. Vattene via! Perdono. Perdono, signore, non dovevo farlo. Questa è l'uva migliore d'Italia. Mandatemelo un po' di vino. Il raccolto quest'anno sarà ottimo. Guardate che l'oliva dei fratelli siciliani è migliore. Venite a vedere il nostro agrumeto, eccellenza. Siamo nelle vicinanze della stalla. Eccellenza, non avete ancora veduto il frutteto e nemmeno l'orto, eccellenza. Più tardi, più tardi. E il frantoio? Voglio vedere la stalla adesso. Da quella parte, eccellenza. Non è molto pulita questa stalla. Chi se ne occupa? Frate Giuseppe, è mio nipote. Che c'è là? I maiali, eccellenza. Sì, sì, l'ho capito. Bel tipo di lavoratore. Permettetemi, eccellenza. Svegliati! Svegliati! Come spieghi il tuo comportamento, Giuseppe? Allora... No... Sì. Fa vedere. Oh. Era molto in ritardo, eccellenza. A momenti la madre moriva, è stata male 3 giorni. Chi è l'uomo in fra voi il quale, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lasci le 99 nel deserto e non vada dietro alla perduta finché non l'abbia trovata? San Luca. San Luca? Sì. Questi sono i giovani di cui abbiamo bisogno nel nostro ordine, veri seguaci di San Francesco. Molto bene, figliolo. È una lezione per tutti noi. Prima le cose più importanti. Qui c'è troppo da fare per frate Giuseppe solo.
Aiutatelo a pulire la stalla. A me piace l'odore delle stalle. Quando ero ragazzo in Abruzzo, eravamo poveri, ma avevamo una fattoria. E avevamo due asini e una vacca e un cavallino. E io, invece di studiare, una volta che potevo andare nella stalla... Se noi accettiamo alla lettera gli insegnamenti tradizionali del Decalogo sulla supremazia del padre, allora noi ci dobbiamo domandare: dimostra forse la glorificazione del figlio verso il padre una ineguaglianza nei rapporti della Divina Trinità, così come noi la consideriamo? E inoltre dobbiamo subito porci un'altra domanda: è forse questa una supererogazione dello Spirito Santo? Per dissipare queste apparenti contraddizioni che sembrano essere nella Santa Trinità, consultiamo una delle autorità più eccelse della teologia, e cioè Sant'Agostino, che ci dice: invero, si rifugga dal pensare che lo Spirito Santo prevalga sulle altre due persone, perché egli glorifica il Figlio che il Padre ha glorificato, mentre non è scritto che egli stesso sia glorificato né dal padre né dal figliuolo. Bellissima, molto bella questa canzone. Mi ricordo che la cantavo da ragazzo. No, 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 non ti muovere, si deve star bene qui. Oh, mi posso sedere? Sì, sì, vi prendo un cappello. No, 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 niente complimenti. Questo. Oh, grazie, grazie. Siediti. Siediti. Dammi una castagna. Brucia tanto, eccellenza. Che fanno gli agnelli? Adesso dormono. Gli ho dato i nomi. Ah. Uno l'ho chiamato Girolamo. Ah. E quell'altro Bartolomeo. Mm. Che bella notte. Ma guarda quante stelle. Ci avete fatto caso? Tanto più si guardano, tante più ne vengono fuori. Ura. Chi lo sa perché? Frate Orlando ci darebbe sicuro una spiegazione. Eh sì, frate Orlando sa un sacco di cose. Stasera ha anche tentato di spiegarci la Trinità. E così è ancora più mistero di prima. Ma è sempre stato un problema per me. Perché vedi, proprio bene, non l'ho mai capita. Io l'ho accettata per fede. Per te no, non è un problema. No. Sono tre persone in un solo Dio. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Tutte in una. Ma sì, questo va bene per i bambini. Ma non può bastare per uno come me che dovrebbe sapere la teologia. Io sono un paesano, Giuseppe, come sei tu. Sono un uomo pratico. Perciò capisco solo quello che sento e quello che vedo. Aspetta. Una coperta e uno, due, tre piegature. Tutte e tre in una coperta, come ci sono tre persone nella Trinità. Benissimo, Giuseppe, veramente geniale. Siediti, parliamone un altro po'. Avete freddo? Oh, no, no, grazie. Capisci,
A me sembra che più uno studia e meno capisce, perché quando ero giovane come te mi pareva tutto così chiaro e semplice. E adesso le cose che uno sente nell'anima e col cuore, Giuseppe, sono poi tanto difficili da spiegare. La Trinità, il libero arbitrio, la creazione. Forse tu puoi aiutarmi. Io? Tu forse meglio di chiunque altro. Ti dispiace se resto qui, Giuseppe? Oh, no, no. Beh, allora mangiamoci qualche altra castagna e parliamo. Sì. E una notte, quando a casa dormivano tutti, sì, ho preso bene la misura col filo. Sì. E ho messo l'asino proprio nel mezzo di due grossi mucchi. E allora l'asino è morto di fame? No. No? No, no, se li ha mangiati tutti e due. Santo cielo, è meglio che torni nella mia stanza prima che padre Raspi si accorga che sono qui. Caro Giuseppe, non so se anche per te, ma per me è stata una nottata interessantissima. Oh, lo è stata anche per me. Ma ho paura di aver parlato troppo. La colpa è mia. Sembravamo due monache in cucina. Sì, ma mi sento meglio adesso. Tu hai mai pensato al sacerdozio, Giuseppe? Oh, no. Sono troppo... so appena a leggere e scrivere. È tanta la gente che sa leggere e scrivere bene. Ma la vocazione è privilegio di pochissimi e viene da Dio. Pensaci su. Grazie delle castagne, eh? Grazie. Sono certo che i nostri superiori a Roma saranno molto compiaciuti di quello che io scriverò del convento di Martina. Bontà vostra, eccellenza. Frate Orlando. Comandatemi, eccellenza. Complimenti per la vostra brillante analisi della Trinità. Siete troppo buono, eccellenza. E con il vostro permesso vorrei mandarvi una nuova tesi che sto scrivendo. Un'interpretazione dell'eresia di Ario. Oh, sarà un piacere leggerla. Però, frate Orlando, voi dovrete fare qualche altra cosa per me. Sarà un grande onore, eccellenza. Voi sapete, frate Giuseppe? Quello della stalla. È un giovane che ha molti meriti. E che cosa mi comandate di fare? Istruitelo. Istruirlo. E per che cosa? Per il sacerdozio. Eccellenza, io penso non c'è che bisogno non sia... di pensare. Basta fare come io dico. Giuseppe ha delle grandi qualità e bisogna svilupparle. E di questo affido a voi la responsabilità, padre Raspi. Arrivederci, fratelli. Adesso recitami il 14° capitolo della prima epistola ai Corinzi. Chi è l'uomo di fra voi il quale avendo 100 pecore se ne... No, niente San Luca, la lettera ai Corinzi. Ci sono altre sacre scritture oltre al Vangelo di San Luca. Ma a me piace San Luca. Non c'entra quello che ti piace. Tu la Bibbia la devi conoscere per intero. Avanti. Il 14° capitolo della prima epistola ai Corinzi. Capitolo quinto, versetto 14.
Chi è l'uomo di fra voi, il quale avendo 100 pecore ne perde una? Non lasci le 99 nel deserto? No! No, no! Non voglio San Luca! Non mi senti? Ho detto Giovanni, Giovanni! Giovanni, non avevo capito. Non avevo capito, perché sei una bestia, asino! È tempo perso questo. Ho fatto tutto quello che era umanamente possibile. Ho perfino trascurato i miei studi. Lo devo fare anch'io quell'esame, sai? Non è facile, non è vero, Giuseppe? Povero fratello. Il Nuovo Testamento, e che cosa c'è di difficile? Non è difficile, è che... appena l'ho sentito, me lo dimentico. Poi sai, frate Giuseppe, questo esame che farai è solo per il suo diaconato. Se passi questo scoglio, dopo un altro anno di studio intensissimo, dovrai subire un altro esame per il sacerdozio. La strada è lunga ed è aspra. Comunque, se cadrai, cerca di cadere da uomo. Sua Eccellenza ha detto che diventerà sacerdote e noi dobbiamo rispettare il suo intuito. Non è la bocciatura che mi dispiace. E che cosa? Io non voglio andarmene, io voglio starmene qui, stare insieme alle bestie, nella stalla. Ci sarà sempre un posto per te qui, Giuseppe. Anche se mi bocciano. Anche se ti bocciano. Eccellenza, il vescovo è ora pronto ad incominciare l'esame dei candidati al suddiaconato. I candidati saranno chiamati in ordine alfabetico. Frate Vittorio Arcangeli. Frate Giuseppe Desa. Giuseppe, io dirò una preghiera per te. Non sprecare preghiere per me, dille per te. Frate Giuseppe, la conoscenza dei quattro Vangeli è la base della religione. Chi aspira a ricevere il suddiaconato deve conoscerli alla perfezione. Recitatemi, vi prego, il 15° capitolo di San Luca.
San Luca. San Luca. Il quindicesimo capitolo. Non lo sapete, frate Giuseppe? Sì, sì. E ditelo allora. Ora tutti i pubblicani e peccatori si accostavano a lui per udirlo, e i farisei e gli scribi ne mormoravano, dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: chi è l'uomo di infra voi, il quale, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lasci le 99 nel deserto e non vada dietro la perduta finché l'abbia trovata, e avendola trovata non se la metta sulle spalle tutto allegro, e venuto a casa non chiama insieme gli amici e i vicini, dicendo: rallegratevi meco, perciò che io ho trovato la mia pecora che era perduta? Io vi dico che così vi sarà letizia in cielo per un peccatore penitente più che per 99 giusti che non hanno bisogno di penitenza. Vernaccia? Sì. Io so che vi piace e così ce n'ho messa un po' di più. Ma non ditelo al frate cuoco. Siete soddisfatto del mio lavoro nella cucina, padre guardiano? Sì, sì, continua così. L'umiltà è pure una grande virtù, Giuseppe. C'è di peggio che una bocciatura. Bentornato, figliolo. Non m'hanno bocciato. Come? Sei passato. Io no, invece. Vado bocciato. Diritto canonico. Tomistica. Epistemologia ed etica. Questi. Questi sono i più difficili. Almeno lo sono stati per me. E questo, che è il più importante di tutti. L'ordinario della Santa Messa. Comunque hai tutto un anno per prepararti all'esame con i migliori professori del nostro ordine. Però a me piaceva la stalla. Ci penserà il gobbo agli animali. Ma, zio Giovanni, non potrei restare nella stalla. No. Io lavoro meglio lì. No, Giuseppe. Magari a dormire. L'obbedienza, Giuseppe, è la prima regola. Prega, Giuseppe, e Dio ti aiuterà. Io non ti invidio, frate Giuseppe, e nemmeno mi illudo di capirti, ma pregherò per te. Lo sciocco cerca la sapienza e non la trova, appunto. Proverbi 14. Vero, ma il timore del Signore è ammaestramento di sapienza. E l'umiltà va davanti alla gloria. Proverbi 15. Sei venuto a trionfare, eh?
Potevi almeno aspettare che me ne andassi via io. Mi dispiace. Sì? Tu sei contento, altro che storia, di rimandarmi in quella stalla puzzolente. Gobbo. Tu, sacerdote. Io dovrei essere vescovo, ma che dico, papa. Ma non sono ancora sacerdote. E non lo sarai mai. Posso metterli giù, questi libri? Mi fanno male le braccia. Fanne quello che ti pare di quegli stupidi libri. La mia Madonna. Tu me l'hai rubata. Tientela, non è buona a niente. Io l'ho pregata tanto. E il risultato? Rieccomi nella stalla. È tanto bella. No, Gobbo! Gobbo! Deve stare nella stalla. No, no, no! Yeah.
Bisogna riconoscere, fra Giuseppe ha fatto tutto il possibile. Studiare ha studiato, senz'altro. Ma non ne sa una parola di diritto canonico, né di latino. Non facciamo giudizi affrettati. Ricordate cosa accadde a Brindisi. Ma a Brindisi la cosa era semplice. A Napoli si troverà di fronte ai più dotti prelati d'Italia. Dovrebbe essere un miracolo. Preghiamo perché avvenga. L'hai saputo? Cosa? L'esaminatore. Te l'hanno detto chi è? Un vescovo, no? Un arcivescovo. Ma l'arcivescovo di Napoli, quello nuovo. Dicono tutti che è tremendo. Fratello Giuseppe, lo sapevo che ti avrei rivisto. Eminenza. E come stanno gli agnelli? Oh, sono pecore grandi adesso. Oh, sì, già è naturale. È passato tanto tempo. E lo studio è stato duro, vero? Ma soprattutto mi è mancata la stalla. La stalla è il mio posto, io non dovrei essere qui. Veramente sono io che devo giudicarlo, questo. Sono tante le pecorelle smarrite da cercare. L'ho già esaminato, questo giovanotto. È passato. Adesso vediamo se passano gli altri. Un accidente, l'hanno ricacciato via. Vattene via di qui, via! Mamma, aspetta! Sacrileggio! Sono un prete! Che? Tu? Un prete? Sì, sono... Guarda. Sono padre Giuseppe adesso. Giuseppe! Francesca, ma è vero? È qui?
dorme. Padre Giuseppe è molto affaticato dal viaggio. Tutta la strada da Napoli. Gli ho portato la mia capra a benedire. E la mia vacca ha perso il latte. E pazienza, pazienza. Mio figlio vi accontenterà tutto quello che volete. Non dimenticherà nessuno. Ma quando lo possiamo vedere? Mamma! Ah, si è svegliato! Vengo, padre! Cosa c'è, figliuolo? Mamma, dov'è la tonaca? Sì, figliuolo, è pronta! Eccola qui, padre! La tonaca! Ci sono visite! Io ho ceduto il mio letto stanotte. Pensate, un prete nel mio letto. Avere un prete come figlio. Sei fortunata, eh? Certo che ha sempre avuto qualcosa di speciale, il mio Giuseppe. Forse gli altri non se ne accorgevano. Ah, ma io non ho mai avuto dubbi. Buongiorno. Buongiorno, padre. Buongiorno, figliolo. Ci sono tante visite. No, no! Ci devi andare, fatti vedere, avanti, su. Padre Giuseppe! Buongiorno, padre Giuseppe! Buongiorno, San Francesco stava meditando sul mistero della morte e di quello che sarebbe al miracolo, stato. Al miracolo! Al miracolo! L'ho visto con questi occhi! Ma di che stai parlando? Di padre Giuseppe, giù nella stalla, l'ho visto. Siamo io! Siamo tutti lieti che padre Giuseppe sia stato ordinato sacerdote, ma non perdiamo la... Ma se ne sta per aria! Ci sei tu per aria, smettila di farneticare e di le cose come stanno. Ma le sto dicendo come stanno! Sta volando nella stalla, senza che niente lo tenga su! Ma sei ubriaco o sei impazzito? Ma vi dico che l'ho visto io! Vola per aria come un angelo. Sì, va bene, vola come un angelo. Non lo lasciare finché non si calma. Oh no, no, non sono pazzo! E nemmeno ubriaco! E la vita! No! Chiamo Dio al testimonio! Oh, padre Giuseppe! Aiutami, padre Giuseppe! Salvami, padre! Salvami! Abbi pietà di un povero gobbo, ti prego! Ti prego, padre, pietà di me, pietà! Cosa posso fare per te? Questa! Levami via questa croce che mi porto! Pietà, padre, gobbo. Pietà! Pietà, pietà! Non posso! Non posso, io sono solo un prete! No, no, tu sei un santo! Tu puoi volare! Tu puoi fare qualunque cosa! Portalo via! No! 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 No, padre Giuseppe, è un santo! 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 Deve essere impazzito. Ma cos'è questa storia? Per aria in mezzo alla stalla. Come un angelo. Eh? Oh, no, 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 come un asino. (Ride)
Bentornato fra noi, Giuseppe. Sua Eminenza ha già mandato l'atto dell'ordinazione. Sei fortunato ad avere come protettore qualcuno così importante. E così domani tu celebrerai la tua prima messa qui a Martina e noi tutti parteciperemo alla tua gioia. E se sbaglio? Non potrai sbagliare. Vieni, padre, sei in tempo per la cena. Bentornato, Giuseppe. Complimenti. Bravo. Bravo, bravo, padre. Un complimento. Sei emozionato? Nel caso ti dimenticassi. Grazie. Sapessi quanto ti invidio. Quest'altro anno tu sarai al mio posto e io ti servirò a messa. Oh sì, speriamolo. Non me la sento bene. Ah, è già naturale. L'hai messa alla rovescia. Presto, presto, presto. Siamo in ritardo. Scritto assunto, tutto credatis qui a Jesus es Christus filius Dei, et tu credentes vitam beatis in nomine eius. Laus tibi Christe. Credo. Credo. Credo in un Deo. Padre Giuseppe! Tornatevene a casa. Via! Questo è un convento. Che cosa volete da padre Giuseppe? Che ci guarisca. Quello vola. Sì, vola, l'ho visto io. Non state a credere alle panzane che vi dice questo imbecille. Ma chi è che vola? Quello vola come volo io o come volate voi? Tornatevene a casa e comportatevi da buoni cristiani. E se volete dei miracoli, pregate il Signore e nelle vostre chiese. Qui non ci sono ciarlatani e non ci sono frati volanti. Andate, andate. E tu, torna nella stalla e tacci. Ma se l'ho visto io che volava, coi miei... Su a casa, tutti, via!
Eccolo là. Dominus vobiscum. Vi garantiamo che era sollevato da terra almeno 5 palmi. Abbiamo visto, ma l'abbiamo visto. Va bene, Fagioli, va bene. Vi sarà sembrato, eh? Vi sarà sembrato. No, padre, guardiamo. E quando ho guardato, padre Giuseppe era, io direi, 2 palmi dal pavimento. Grazie, frate Tommaso. Frate Leone? Io ho visto la stessa cosa esatta. Solo che, per quanto mi ricordo, padre Giuseppe si alzò più in alto. Almeno 5 palmi. Grazie, frate Leone. Frate Domenico? Si è alzato esattamente di 1 palmo e 4 dita, né di più né di meno. Perché quando ho saputo che Sua Eccellenza il Vicario veniva da Napoli per fare questa inchiesta, ho misurato il punto dove era arrivato. Grazie, frate Domenico. E frate Orlando? Ero io che servivo messa per padre Giuseppe. E quindi ero proprio dietro di lui. Non ho il minimo dubbio su quello che ho visto. Lui si è alzato fino alla parte più alta dell'altare. Saranno stati 15 palmi. Grazie, padre Orlando. Frate Carlo? No, padre. Abbiamo sentito abbastanza testimonianze. Se ne ascoltiamo qualcun'altra, certamente apprenderemo che padre Giuseppe è salito fino al cielo. Fratelli, non è una cosa da ridere. Anzi, è molto più seria di quanto credessi. Ed è per questo che abbiamo invocato la vostra presenza. Prima di disturbare il Santo Padre con questi problemi conventuali, io direi di cercare di risolvere la cosa da noi. Appunto. Padre Giuseppe. Padre Giuseppe. 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 Padre Giuseppe, come stavate in salute da piccolo? Siete mai stato ammalato? Sì. Tutti sanno che purtroppo c'è moltissima malaria nelle Puglie. Non l'avete mai avuta voi? Sì. Quasi tutti a Copertino l'hanno avuta. Allora dovreste sapere delle conseguenze di questa malattia. Dicono che spesso danneggi la mente, è vero? Sì, c'era uno nella mia classe, Franco, che l'ha avuta ed è diventato scemo. E a voi non ha fatto niente? No. Abbiamo chiesto vostre informazioni al parroco di Copertino. Voi non andavate bene a scuola, no? No. Noi non vogliamo mortificarvi, padre Giuseppe, ma sembra proprio che voi foste un pessimo scolaro. E come spiegate questo? Forse la vostra mente a volte si confonde. Sì. E questo non vi ha messo in sospetto? Non avete mai pensato che potreste non essere del tutto normale? No. Cercate di ricordare, padre Giuseppe, non vi è mai capitato di essere vittima di qualche incidente, di cadere, di rimanere ferito? Oh, sì, sì. E non avete mai picchiato la testa? Oh, sì, tante volte. Anche la salute dei genitori ha influenza su quella dei figli. Vostra madre non era malata, non ha mai avuto qualche malattia particolarmente grave? Mia madre non è stata a letto un giorno in tutta la vita. È forte di corpo e di mente. Your father. He was a good man. Ma non beveva in modo eccessivo.
E questo non potrebbe averne menomato la mente? Mio padre era molto istruito. Lui cercava di capire tutte le cose. Aveva studiato. Gli piaceva tanto la poesia e la musica. E voleva bene ai cani. E da quanto tempo avete acquistato la capacità di volare? È un anno. E non vi fa paura? No. Ma voi credete che sia la Vergine Santissima che vi dà questo potere di levitazione? Sì. Ma ci sono altre cose che possono farvi levitare? Altre cose? Cose sacre. Sì, e anche altre. E quali, per esempio? La Santa Messa. Ah, sì, questo lo sappiamo. Ma che altro? Potreste farlo anche volontariamente. Noi siamo in un luogo sacro qui. Non dovrebbe esservi difficile. Potreste sollevarvi da terra fino a là, se ve lo chiedessi. Provate, vi prego. Grazie, padre Giuseppe. Sono certo che si tratta di un fenomeno passeggero e che finirà. In ogni caso, però, non c'è il minimo dubbio che esso è dovuto a un intervento divino. No! Mi dispiace, ma io non posso condividere questa convinzione. Non è un atto di ribellione il mio, eccellenza. E se parlo non è per malanimo. Le ragioni per cui lo dico sono molto più profonde. Quest'uomo è un impostore! Ma padre Raspi! È una grave accusa. E io non la faccio a caso, eccellenza. Quest'uomo si sta prendendo gioco di noi tutti qui. 2 palmi e mezzo. 2 palmi. 3 palmi. 5 palmi. E finalmente ben 15 palmi. Beh, qualcuno si deve sbagliare. Oppure tutti. Perché queste testimonianze sono così contrastanti? Perché? Perché queste enormi differenze? Ci sono differenze sull'altezza a cui si è sollevato. Ma nessuno ha dei dubbi sul fatto di averlo visto sollevare. Ah, l'hanno visto. O piuttosto, non avranno immaginato di averlo visto sollevato da terra. Che intendete dire? Che sono stati stregati da quest'uomo. Tutti stregati. No, no. Non può averci stregato. Lui ci voltava le spalle. E io ripeto, stregati. C'è un trucco simile che fanno in India. Centinaia e a volte migliaia di persone che credono di vedere uno che si arrampica su di una corda attaccata a niente nell'aria. Suggestione. Un'illusione collettiva. Opera del demonio. E anche la sua ordinazione fu un inganno. E non fu dovuta a grazia divina, ma solo all'intervento del demonio. Padre Raspi! Io asserisco che Lucifero stesso agisce attraverso quest'individuo. E cosa sospettate? Magia. Oh, no, no. Stregoneria diabolica. Padre Giuseppe è posseduto dal demonio, no. Non lo dite seriamente. La stregoneria è una cosa seria, eccellenza, e non l'avrei citata così alla leggera.
Mi rendo conto del vostro desiderio di tenere la cosa riservata. Però, e ciò nonostante, è mia opinione che un fatto di simile gravità non si possa risolvere fra noi. E io propongo quindi che venga deferito al Tribunale dell'Inquisizione a Roma. Sarebbe uno scandalo. Ci deve pur essere qualche altro modo. E c'è un altro modo sicuro. Quello che prescrive la Chiesa in casi di questo genere è perfettamente chiaro. L'esorcismo. Ma cosa dite, padre Raspi? Si tratta di un nostro fratello. Guardatelo. Potete veramente credere che ci sia il demonio nascosto in quell'umile essere? Se ben ricordo, Lucifero stava in paradiso. Ma è proprio necessario, parlo, eccellenza. Altrimenti lo farebbe Roma. Prima di procedere, però, ci vuole il suo consenso. Padre Giuseppe. Padre Giuseppe. Se a voi non dispiace, eccellenza, gli chiederemo il consenso più tardi. Quando tornerà fra noi? E sta bene, padre Raspi. Scacciate il demonio da lui e risolviamola questa storia. Una volta per sempre. Abira tua. Libera la donna. Assubitani et improvvisa morte. Libera la donna. Abinsidis diaboli. Libera la donna. Abira et odio et omni mala volontate. Libera la donna. A fulguris et tempestate. Libera la donna. A morte perpetua. Libera nos Domine. Per mysterium sancta incarnationis tue. Libera nos Domine. Per adventum tuum. Libera nos Domine. Per nativitatem tuam. Libera nos Domine. Per baptismum et sanctum iunium tuum. Libera nos Domine. Per crucem et passionem tuam. Libera nos Domine. Per mortem et sepulturam tuam. Libera nos Domine. Per santam resurrectionem tuam. Libera nos Domine. Per admirabilem ascensionem tuam. Libera nos Domine. Per adventum spiritus sancti paracliti. Libera nos Domine. In die iudici. Libera nos Domine. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In ginocchio, Giuseppe. Padre, le catene. Se è il demonio che ti fa volare, queste catene te l'impediranno. Reminiscaris Domine delicta nostra bel parentum nostrorum, neque vindictam sumas de peccatis nostris. Pater noster qui es in celis. Et ne nos inducas in tentazione. Sed libera nostra malo. Amen. Precipio tibi, quicunque es, spiritus immunde. Et omnibus socis tuis unc Dei famulum obsidentibus, ut per mysteria incarnationis, passionis, resurrectionis, et ascensionis Domini nostri, Iesu Christi, per missionem Spiritus Sancti, et per adventum e iusdem Domini nostri, ad iudicium. Dicas mii nomen tuum. Padre Giuseppe. Padre Giuseppe, cosa ti stanno facendo? È per il mio bene, fratello mio.
Padre Raspi sta cacciando via il diavolo. Il diavolo da te? Oh, no. Tu sei un santo. È un santo. Mandate via questo bestemmiatore. Oh, no. No, un momento. La Madonna è di Padre Giuseppe. Via di qui. Ecce crucem domini, fugite partes adverse. Dicit Deo de tribu Iuda, radix David. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus ad te venia. Dominus vobiscum. Et in spiritu tuo. Oremus. Adiuro te, serpens antique, per iudicem vivorum et mortuorum. Per factorem tuum, per factorem mundi, per eum, qui abet potestate mittere te in gennam, ut ab hoc famulo Dei, Iosefo. Imperat tibi Deus. Imperat tibi Maiestas Christi. Imperat tibi Deus Pater. Imperat tibi Deus Filius. Exi ergo transgressor, exi seductor, pleni omni dolo et fallacia, virtutis inimice, innocentium persecutor. Da locum dirissime, da locum impissime, oremus. Oramus te, Deus omnipotens, ut spiritus iniquitatis amplius non abeat potestatem in hoc famulo tuo, Iosefo. Sed ut fugiat et non revertatur, in unitate spiritus sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Da questo momento tu sei libero. Non sei più posseduto dal demonio. Ed ora lasciamo Padre Giuseppe solo con la sua penitenza. Rimarranno fino a domani.